Ciao da Carmelo. E ciao da Michelle. Oggi parliamo di network marketing, ma anche di una cosa molto importante, che comunque è il posto fisso, no? Beato sì. Chi è il posto fisso, vero Michelle? Certo. Abbiamo mai avuto un posto fisso? No. Ah, diciamo qualcosina è capitato. Comunque ragazzi, importantissimo capire un passaggio che vi andremo a spiegare oggi. Esatto. Allora, quando noi presentiamo l'opportunità, in questo caso parliamo di opportunità di business a una persona che abbiamo di fronte, dobbiamo essere capaci di capire se questa persona è in grado di percepire quello che noi stiamo andando a dire. Cioè, questa persona ha soltanto lavorato, tra virgolette, in un posto fisso, e tra la maggior parte di persone in Italia in questo momento, che il 90% hanno un posto fisso, quindi non sanno che significa essere imprenditori di se stessi, non sanno che significa non avere orari e crearseli, ok? Bene. Sì. Se è così, difficilmente andremo in collegamento e faremo un ponte di collegamento con questa persona come feeling, perché magari questa persona conosce soltanto che c'è nella vita il posto fisso, cioè tu fai questo, ti do questi soldi al mese e tu fai 8 ore. Visto che il network marketing, ascoltaci bene a quello che stiamo per dire, è un lavoro da manageriale, anche tra virgolette per imprenditori, anche se senza rischi, dobbiamo essere bravi a portare la persona dal punto A al punto B, ecco. Cioè da far percepire che oltre al posto fisso c'è anche altro nella vita. Esatto. Un altro modo per dirla è un po' così, è magari in questo momento questa persona è, per esempio, un farmacista, ok? E noi vogliamo che domani fa quest'altra attività, cioè diventa un macellaio, per dire, un mestiere qualunque, no? Cambia mestiere da uno all'altro. È ovvio che quello ha fatto finora la farmacista non è che sa fare, diciamo, il macellaio come si fa. Ci vorrà tempo, lo dovremo avvicinare, lo dovremo parlare, far capire un po' che si fa così, chi si fa così, eccetera, eccetera. Ci vorrà del tempo di avvicinarla dal, in questo caso, dal mestiere A al mestiere B. Questa è la stessa cosa che accade nel network marketing, cioè dobbiamo avvicinarli a noi. Non possiamo pensare, descriviamo tutto, facciamo la presentazione e da oggi a domani loro sono networker. Ci vorrà del tempo e piano piano, un passo alla volta, si devono avvicinare al settore, a questo mestiere, no? Perché è, insomma, tutta un'altra cosa per la maggior parte delle persone lì fuori. Non lo hanno mai fatto, o se lo hanno fatto, magari non lo hanno fatto sul serio. Bene, 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 ragazzi. Allora, intanto noi vi salutiamo con un bel bacio virtuale. Ciao! E alla prossima con la frase nostra che è azione, 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 azione. Ciao! Ciao!